Questa si mangia, lo sai? Quale? Quella. Che roba è? Questa. Questa è un'erbaccia che si mangia. Si chiama... noi la chiamiamo porcellana. Quindi. È dolcissima. È un'erba spontanea. Tieni, assaggio. Molto dolce, buona. È la dimostrazione che un sacco di cose buone sono lì gratis. Bisogna conoscerla. Questa è proprio buona, eh? È buona, hai ragione. Vero? Ho ragione. Un po' di piselli, un po' di aroma. Ho ragione, di finalmente. Ho ragione. Allora, qua bisogna inginocchiarsi di fronte al basilico. È bello questo fatto che ci inginocchiamo proprio. E via, e cominciamo la raccolta. Mettici. Vabbè, oggi che prepariamo, Paolo? Siamo qua a cogliere il basilico per fare il pesto. Per fare il pesto? Il pesto alla maniera, diciamo, genovese, dai. Alla maniera così, genovese, sì. Perché se no i genovesi si incazzano. Come i genovesi, sì, i genovesi sul pesto. Non glielo diciamo che facciamo il pesto perché quello lì non è pesto, lo so. Non è pesto questo. Questo non è pesto, questo è pesto campano. Pesto campano e pesto il pino, bravo. Il pino, va? Cioè, volimo dice che hanno via le foglie lisce, no? Quelle ricce. Beh, quello è un altro tipo di basilico che chiaramente anche con quello si può fare, nel senso che cioè nulla è. È assoluto. Nulla è assoluto, ormai, beh, nulla è assoluto. E quindi uno lo fa con quello che c'ha. Quando ha voglia di pesto. Vado in un giardino se è possibile. E se lo fa. Se no vado al fruttivendolo, compro basilico. E il fruttivendolo ci avrà quello che ci avrà, anche lì siamo nella stessa situazione, non è che. Beh, ma se uno te ne voglia si mangiare. Comunque consigliabile farlo con un basilico a foglia liscia, a foglia piccola. Bilmente. Questo no, questo è riccio, insomma. È più mentoso. Sa più di menta, diciamo pure. Sì. Perché sa più di menta questo basilico. Vabbè, andiamo, sì, andiamo. Grazie. Per il momento, visto, qua non abbiamo maturato nei pomodori. Cioè, grazie. Poi quest'anno siamo un mese di più di un mese. Vabbè, oh, si aspetta. Grazie, Mimì. Ciao Mimì. Allora, gli ingredienti del pesto alla genovese sono basilico, pinoli, due tipi di formaggio grattugiato che sono pecorino e parmigiano, olio, sale e aglio. Il basilico l'abbiamo lavato, non l'abbiamo troppo strizzato come dici tu, l'abbiamo solo fatto così. E adesso noi utilizziamo i pindi, ma a casa potete utilizzare pure un mixer. No? Un frullatore, un mixer, utilizzate poi quello che c'è. Ci dai dei consigli come mi ha detto a me la nipota, sì. E cioè che i pinoli per essere buoni devono sapere di... Dovrebbero profumare di resina. Di resina, quindi assaggiate e poi... Se non sono buoni, i cannafali utilizzano lo stesso. Per forza, non si butta. Poi che abbiamo detto? Vabbè, comincia a prepararsi. Per dare okay. Via, possiamo mangiare. Sì, dai. Mettiamo dentro il basilico. Caduta una foglia. Allora, il basilico lo cominciamo a frullare un po' alla volta. È importante come usiamo questo mixer. È importante. In quanto se esageriamo con le lame si scalda, poi diventa nero, insomma. Caccia l'acqua. Quindi un colpettino veloce, ora vedrete come vi faccio fare Antonietta che agisce lei su questo oggetto qua, che è il suo, lo conosce. Ah, prima ci ho ricordato che non sai chiudere. Sì. Beh, proviamo a dare un colpettino. Fate il vuoto. Sì, adesso ci cominciamo a mettere l'olio e il sale.
prima mi ha detto il sale perché così sì. Non annerisce. Brava, sì. Vai. Quanti sono? 10 grammi di sale, no? Sì. Mettiamo anche un goccio d'olio. 5,50. Cerchiamo di mettercene poco all'inizio. Vai. Aspetta. Vediamo, ce ne ho messo circa 100. Aspetta, certo. Che metto l'affare. Vai. 30 grammi al giorno. Fermati. 6 secondi. Ok. Ma ancora niente. Forse dobbiamo mettere ancora un po' d'olio, un po' di liquido. Ha messo 30 grammi. Aspetta. Vai. 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 Vediamo. Ecco. Ok, bene, l'ha preso. Adesso possiamo mettere dell'altro basilico, perché ha cominciato a frullarlo. Adesso aggiungiamo gli altri ingredienti. Il basilico siamo riusciti a frullarlo, è ancora grossolano naturalmente. Adesso cominciamo a mettere i pinoli. Zac. L'aglio, butta. I formaggi, mettiamo prima uno poi l'altro. Aspetta, mettiamo prima il pecorino. Ci vuole sicuramente un po' d'olio. Aspetta. Vai. Fermati. Adesso mettiamo un altro formaggio. Ci starà? Sì, giusto giusto. Abbiamo fatto un bimbi di... Ah no, perché si è sgonfiata. Abbiamo fatto un bimbi di pesto. Dobbiamo metterci ancora un po' d'olio. Certo. Ok. Scusa. Vai. Controlliamo. Va bene. Ha una bella faccia. Adesso, fatto il pesto, velocemente, perché il pesto si ossida, è importante, lo mettiamo nei vasetti, ci mettiamo sopra un piccolo strato d'olio e possiamo addirittura anche immediatamente congelarlo. E diciamo pure, Paolo, che la tua è una bella cucina per ristorante, perché non dimentichiamo che comunque, anche se lui non vuole essere chiamato chef, è uno che cucina, è uno che ha avuto il ristorante, quindi sta nei ristoranti, per cui è una bella, diciamo, sono ricette ricche quelle di Paolo. Se qualcuno vuole risparmiare in termini di calorie sull'olio, lo può fare. Certo. Avrà un prodotto un po' meno diverso, saporito, un po' meno saporito, ricco, un po' meno un po' gustoso. Meno ricco, però si può fare. Certo, 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 sì, sì. Allora, i vasetti vanno battuti, prendi un canovaccio, lo mettiamo lì così possiamo batterli bene. Come si faceva che in bottiglia. Bravo. Bravo, quando si metteva un basilico, levi l'aria. Doveva scendere la salsa. Senti, questo in frigo 3-4 giorni, hai detto, si conserva. Di più. Con l'olio. 10. Con l'olio 10 giorni. L'olio sopra, è una vita che si ossida. Ah. Ma forse anche più di 10, guarda. Questi vasetti sono riciclati. Quindi mettiamolo in congelatore. Ok. Passameli. Questo alla genovese, anche se siamo in Irpinia, comunque questo è. Con questo pesto prepareremo la lasagna per Ferragosto. Come? Con le patate di fagiolini alla vantaggiata. Alla vantaggiata.
scoprirete perché. Alla prossima, ciao. Ciao.